fase di istruttoria, potrà rispondere eventualmente a qualche quesito. Silvia, credo la conosciate, o almeno abbiate avuto modo, per chi, chi è stato un po' più diciamo concentrato sulla questione, ha già patrocinato davanti al TAR la posizione di cui la cronaca ha dato conto, anche locale, la posizione di un ristoratore, di un genitore di scuola superiore e di un esercente di attività di gestione di palestre, se vuol diremo qualcosa, Marco in particolar modo, e questa azione è stata discussa al TAR, se non ricordo male, il 16 dicembre, esatto. E nei giorni scorsi il TAR ha respinto la cautelare, però Silvia ha ritenuto di agire anche dinanzi al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha accolto pur parzialmente la cautelare, dicendo che i rilievi di natura costituzionale che l'avvocato Marzotto muoveva nel proprio ricorso toccavano interessi così sensibili, e quindi si ordinava al TAR di fissare l'udienza il prima possibile, addirittura entro il 10 febbraio, che è la prima data ultima, poi dopo evidentemente il ricorso ha seguito la sua vicenda. Ma a fianco di questo importante risultato, non c'entra magari con la conferenza, ma ritengo importante sottolineare che l'avvocato Marzotto è stato anche il mio avvocato in sede di ricorso per l'accesso agli atti che noi abbiamo formulato contro il ministro Speranza per ottenere i documenti cosiddetti segreti dal ministero stesso che il ministro ci aveva diniegato, e l'avvocato Marzotto ha ottenuto una brillante vittoria al TAR, già che il TAR ha ordinato al ministero di consegnarci questi documenti, a dimostrazione che ci affidiamo a una professionista che ha già ottenuto dei risultati significativi nell'ambito dell'azione riguardante sia i DPCM sia l'attività collegata all'emergenza pandemica. E io devo dire la verità, sono orgoglioso che un avvocato bolognese patrocini le attività di ristorazione a livello nazionale. Di che cosa si tratta in particolar modo? Voi tutti sapete che esistono purtroppo danni significativi e rilevanti per le attività di ristorazione. Nei giorni scorsi, giustamente, secondo me, avete dato anche ampio risalto al fatto che con l'ultima ordinanza di passaggio dalla zona arancione alla zona gialla, invece che farlo scattare di domenica, si è fatto scattare di lunedì, arrecando di fatto un danno abbastanza inutile, secondo noi, alle attività di ristorazione, già che i parametri su cui si è deciso di ritornare in zona gialla erano buoni già dalla settimana scorsa, quindi domenica si poteva dare una piccola opportunità in più per le attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e vivande per partire, ma così il governo non ha fatto. E crediamo che da questo fatto emblematico discenda una sostanziale ostilità, a nostro modo di vedere, che il governo ha fino ad oggi dimostrato nei confronti di tutte le attività che appunto sono interessate all'iniziativa. Perché diciamo ostilità? Per tre ordini di ragioni. Il primo, perché al termine della fase 1 sono stati adottati tutta una serie di protocolli che, con cui si affermava che le attività di ristorazione, di bar, ma anche le palestre, ma anche tutte le attività, parrucchiere, estetisti, barbieri, erano legittimati a riaprire a fronte dell'adozione di misure di sicurezza, i cosiddetti protocolli, che se realizzati, se attuati, dovevano garantire sicurezza. Invece, immediatamente alla ricomparsa di una prima recrudescenza del virus, immediatamente sono stati richiusi. Quindi delle due l'una, o le misure di protocollo imposte, che hanno comportato costi significativi per le attività, perché evidentemente l'adozione di plexiglass, le igienizzazioni, la riduzione dei posti e quant'altro ha comportato i costi, o quelle misure non servivano e allora non me le dovevano imporre, o servivano e allora potevi continuare a tenerle aperte. Invece si è deciso di imporre, poi, salvo poi chiudere. E questo è un primo atto di ostilità. Il secondo atto di ostilità, secondo noi, si è avuto nella adozione di misure, i cosiddetti ristori, che in realtà non ristorano assolutamente nulla. Perché, e anche qui ne avete data ampia notizia, banalmente un affitto, banalmente le bollette, banalmente le utenze, hanno dei costi che sono del tutto insufficienti a trovare copertura dai cosiddetti ristori. Il terzo atto di ostilità è quello che appunto abbiamo visto nei giorni scorsi, ma che non è altro che una riedizione di ciò che era già avvenuto, ovvero l'adozione di provvedimenti di isolamento da zona gialla, zona rossa, zona arancione e così via, adottati in maniera troppo repentina. Lorenzo esercita questa attività e sa perfettamente che se tu mi dici il venerdì riapri domenica o mi dici il venerdì domenica chiudi, ciò comporta
che fare la spesa, riaprire l'azienda, richiamare i lavoratori, rimettere a posto il locale che dopo 20 giorni ha comunque bisogno di essere messo a posto, non può essere così repentino, ma necessita di un tempo di comunicazione tale per cui si possa effettivamente realizzare la riapertura dell'attività. Tutte queste considerazioni ci hanno portato, come Fratelli d'Italia, a promuovere un'iniziativa, in particolar modo per tramite di due colleghi, Paolo Trancassini e Riccardo Zuccone, che sono ristoratori, deputati di Fratelli d'Italia, che hanno organizzato questa forma di protesta con la finalità di agire in giudizio, se tramite un giudizio amministrativo, tramite un giudizio civile, è una valutazione che verrà fatta dall'avvocato Marzotto una volta conosciuta nel dettaglio la situazione, col fine di ottenere non dei ristori, ma dei veri, chiamiamoli impropriamente, tecnicamente, risarcimenti danni o indennizi finalizzati alla copertura di costi che e anche al riconoscimento sia del danno emergente che del lucro cessante, evidentemente nelle forme che verrà ritenuto dal giudice per equivalente adeguato, che possono garantire quantomeno una robustezza economica rispetto a quello che è avvenuto. Perché questo? Perché noi riteniamo che appunto la gestione della pandemia sotto il versante economico sia stata assolutamente inadeguata. E questo per tutte le attività. Oggi partiamo con i ristoratori, anche in una maniera un po' originaria, perché poi non è escluso che noi si vada anche a seguire con altre attività. Pensiamo alle palestre, che sono proprio chiuse da febbraio e da novembre, e siamo a febbraio, senza alcun tipo di possibilità di riapertura. O i negozi di abbigliamento, che hanno subito dei danni significativi, pensiamo alle forniture, pensiamo agli stock di abiti che hanno dovuto purtroppo non mettere in vendita, e potremmo continuare a lungo. Io mi fermo, se non sottolineando che per l'attività che aderirà non vi è neanche un euro di costo, questo lo si dice con chiarezza, perché Fratelli d'Italia garantisce che non ci saranno costi per le attività di ristorazione che svolgeranno questo tipo di iniziativa. Noi non mi sottraggo a eventuali valutazioni in ordine anche iniziative di riapertura eccetera. Noi capiamo profondamente il disagio di queste attività, capiamo perfettamente le difficoltà con cui loro stanno cercando di fronteggiare anche una situazione economica, e le comprendiamo, siamo assolutamente coscienti, e noi cerchiamo di dare una soluzione che sia nel rispetto delle regole, nel rispetto delle leggi, nel rispetto delle normative, andando appunto in tribunale per sentire accolte le nostre e le loro ragioni. Io qui mi fermo come contesto complessivo generale e darei la parola a Marco e poi dopo a chi vuole intervenire per qualche rapida considerazione. Sì, solo per sottolineare una cosa, innanzitutto che purtroppo il tema dei ristori complessivamente è stato del tutto inadeguato, ovviamente e prevalentemente a livello nazionale. Questa è la ragione principale per la quale Fratelli d'Italia ha deciso di intervenire con un'iniziativa così drastica, perché oggettivamente quando si ricorre e si è costretti a ricorrere alle vie giudiziarie per tutelare i cittadini è evidentemente perché il governo nazionale o chi amministra non è stato in grado di predisporre delle misure non mediamente adeguate, ma neanche minimamente adeguate per dare un minimo di boccata d'ossigeno alle attività. D'altronde è poi il report anche che è uscito dalla CGA di Mestre che lo dice, cioè i ristori che sono arrivati alle attività ha coperto in minima parte, il 7% effettivamente le perdite di introiti che hanno avuto le attività. E purtroppo, qua faccio una piccola parentesi anche a livello regionale, anche il bando regionale ultimamente che è uscito non si è a nostro avviso mostrato sufficientemente adeguato per andare ad integrare, poi non torno su un tema che abbiamo già trattato, ma a nostro avviso escludere dal bando chi non è in regola col DURC piuttosto che gli agriturismi, piuttosto che alcune attività eccedere nella burocrazia, insomma, non è proprio il top. Ma il tema sul quale mi volevo soffermare è che oggi Fratelli d'Italia interviene su un'attività, diciamo su alcune attività specifiche, che sono appunto le attività di somministrazione di cibi e bevande, quindi i ristoratori, i pub, le osterie, i bar, ma non, l'azione di Fratelli d'Italia non si limita e non si limiterà soltanto a questo tipo di attività, così come non si è limitata in passato. È chiaro che oggi su questo tipo di attività c'è un focus,
ma Fratelli d'Italia è molto consapevole che lo stato di sofferenza non riguarda soltanto i bar e i ristoratori, ma che ci sono alcuni tipi di attività sulle quali c'è una criticità in alcuni casi forse ancora maggiore. Basti pensare, lo ha anticipato Galeazzo, basti pensare alle palestre, ma basti pensare ai cinema e ai teatri che sono completamente chiusi, Agenti di commercio. Gli agenti di commercio, basti pensare al mondo della notte, ai concerti, a tutto il mondo della musica, settori della cultura che non hanno neanche avuto la possibilità di aprire vagamente, e stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro. Lo dico perché sul tema, sul settore del bar, della ristorazione, abbiamo focalizzato alcune azioni perché queste aperture e chiusure parziali questi settori li ha tenuti con una cravatta attorno al collo, nel senso che paradossalmente li ha costretti a una ghigliottina che non sai mai quando cadrà, perché non sai in che condizioni ti trovi. Però l'attività di Fratelli d'Italia proseguirà anche su altri settori che secondo noi sono in parimenti stato di sofferenza e che ci hanno chiesto di intervenire e sulle quali stiamo elaborando, e magari prossimamente presenteremo attività analoghe. Però oggi presentiamo questa, secondo me, importante iniziativa sulla quale speriamo possa avere ricadute positive, e crediamo che insomma questo tipo di azione, poi magari su alcuni dettagli, visto che c'è l'avvocato Marzot che con grande passione e impegno sta portando e la porterà avanti nelle sedi giudiziali, crediamo che possa portare una piccola boccata di ossigeno alle attività. Non dico null'altro. Sì, se vuoi un po' delineare, sì, ovviamente in pochi minuti per larghi tratti. Sì, assolutamente. Ringrazio l'onorevole Bignami per la fiducia che mi è stata data, affidandomi questo tipo di incarico che mi ha dato poi il partito. Perfetto, chiedo scusa, ma non sono molto abituata in queste dinamiche, quindi ringrazio veramente il partito per questa opportunità. Credo fermamente che la situazione debba essere affrontata, e affrontata in maniera energica, con assoluta consapevolezza della complessità della materia, perché appunto siamo di fronte ad una pandemia, quindi è un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla tutela della salute, da un lato, ma dall'altro ovviamente, come voi sapete, ha degli altri diritti che chiaramente, in quanto riconosciuti a livello della Costituzione, devono comunque essere equilibrati e devono convivere con questo diritto alla salute. Quindi anche lo stesso Presidente della Corte Costituzionale, il dottor Coraggio, ha appunto dichiarato espressamente che il diritto alla salute non è un diritto tiranno, e da un punto di vista pratico io sto valutando quale strada processuale di fatto adottare per dare il maggior ristoro alle persone che si rivolgeranno a me, proprio perché occorre valutare se adire l'autorità civile o l'autorità giudiziaria, ma sicuramente l'iniziativa viene portata avanti con grande entusiasmo e con approfondimento di un tema che per i suoi aspetti chiaramente è un tema innovativo, quindi da un punto di vista giurisprudenziale sarà opportuno fare delle valutazioni insieme, e assolutamente, assolutamente equilibrate. Questo è tanto. Bene, io non so se Francesco Sassone piacere di aggiungere qualcosa. Semplicemente che in questa fase i ristoratori non possono essere considerati gli interruttori da accendere e da spegnere, perché come anche questo provvedimento ultimo che c'è stato, praticamente gli si è detto potete aprire, gli si è data l'illusione di poter aprire il giovedì, la domenica, e poi in realtà è passata. Poi non sanno quanto potranno andare avanti, cioè un imprenditore ha bisogno di programmazione. In questa fase il governo sta utilizzando e sta adottando delle misure nei confronti dei ristoratori, considerandoli proprio come dei veri e propri interruttori che accendono e spengono. Non invece così non è possibile, non si può programmare, perché l'attività della ristorazione, come tante altre, produce comunque posti di lavoro, dà sostentamento a tante famiglie e va tutelata. È ovvio, non è l'unica situazione di difficoltà, come ha rappresentato prima, ce ne sono tante altre. In questo momento però ci confrontiamo su questa situazione della ristorazione, per l'assenza anche totale dei ristori che sono stati garantiti. Molte società, poi molte imprese di ristorazione sono dovute indebitare con le banche, se vi ricordate il precedente Bazooka, che poi dovranno comunque pagare
i debiti che hanno contratto con le banche e con grande fatica, anche perché c'è un tema di programmazione, perché se tu gli dici che apri il sabato o la domenica e poi li fai chiudere, c'è un problema. Quindi non sono degli interruttori, sono delle persone, vanno rispettate. Fratelli d'Italia ritiene con questa azione di poter andare incontro anche rispetto di queste persone, di queste attività commerciali e non solo. Oggi siamo concentrati su queste, ma la nostra azione politica non si fermerà solo a questo, ma si andrà avanti anche per tutte le altre attività di natura carattere commerciale che soffrono una grave crisi, a cui il governo, possiamo dirlo senza problema, non è stato assolutamente in grado di dare una risposta efficace, efficiente e risolutiva. Grazie, se vuoi aggiungere qualcosa? Poche parole per dire che già dopo pochi mesi della pandemia la situazione era pressoché drammatica, adesso è pressoché tragica. Voglio solo aggiungere che la maggior parte dei ristoratori, ma vale anche comunque per chi gestisce le palestre, per le attività commerciali come i negozi di abbigliamento o quant'altro, per poter far fronte, visto che questi ristori risultano essere comunque insufficienti ed esigui, purtroppo sono dovuti, e molti di noi lo sanno anche, posso dire, nell'ambito, io parlo anche familiare, sono dovuti andare a intaccare quello che sono i propri beni o fondi messi da parte, i propri risparmi che hanno messo da parte nel corso, insomma, della loro attività. Stefano Cavedagna, che a livello provinciale seguirà l'iniziativa anche per la promozione sul territorio dell'iniziativa al di là di Bologna città. Esattamente, grazie Galeazzo. L'iniziativa che era stata lanciata e con oggi parte un po' su tutto il territorio nazionale sarà comunque diramata anche su tutto il territorio della provincia di Bologna, da un punto di vista materiale, anche perché le tante cose che hanno detto i colleghi e amici prima di me direi che hanno risolto un po' tutto il tema. Giusto il fatto che, come vedete, c'è un vademecum sia in forma grafica che in formato Word, che potete trovare anche perché verrà diffuso a tutti coloro che vorranno appunto partecipare a questa class action. E prevede che si debba inviare una mail all'indirizzo sosristoratori@fratellditalia.it entro il 15 di febbraio, poi dopo il partito risponderà per far presente quale sarà tutto il materiale necessario per partecipare al ricorso. È fondamentale ricordare che ci sarà ovviamente un'azione legale, quindi avrà i suoi tempi, quindi non è che da domani ci sarà un esborso da parte del governo, perché altrimenti diventerebbe fuorviante. Noi ci teniamo a essere chiari sempre su tutto, perché in una stagione politica dove purtroppo chi fa politica sembra che lo faccia gettando del fumo negli occhi, prima tra tutti il governo attuale, insomma, anche se non sappiamo quanto ancora durerà, Fratelli d'Italia invece vuole contrapporre una politica fatta di competenza, serietà, persone preparate, come fa la nostra Presidente Giorgia Meloni e come il nostro partito vuole dimostrare. Grazie. Lorenzo, la testimonianza diretta, per chi il lo conosce. Io credo che i problemi sono sotto gli occhi di tutti, e se la situazione, come ha detto prima Graziella, è ad oggi tragica, quello che preoccupa è anche un immediato futuro, perché se questi sono... Secondo il governo le risoluzioni ai problemi per il mondo della ristorazione, per il mondo enogastronomico, è preoccupante pensare al post-Covid, perché non ci saranno persone che non riusciranno ad aprire, ma ci sono quelli forti che riusciranno a resistere solamente grazie al loro impegno, e dovranno ripartire e avranno bisogno ancora di sostegno economico, perché non potranno ripartire da zero. E voglio ricordare anche che ultimamente si è sempre detto che l'enogastronomia italiana è un settore accessorio. Non è così, cioè noi abbiamo passato 20 anni a far crescere l'enogastronomia italiana, a farla diventare l'eccellenza. La gente dall'estero, da tutto il mondo viene e ci invidia la nostra cucina, ci invidia i nostri locali, ci invidiano i nostri alberghi. Quindi io credo che bisogna rimettere mano in fretta alla situazione. Credo che i ristoratori, i gestori dei bar, ma non solo, perché dietro la ristorazione c'è un mondo che lavora e si vede il calo netto del fatturato costantemente, e quindi hanno bisogno di risposte concrete, hanno bisogno di sostegni economici veri e hanno bisogno di risposte. Credo che Fratelli d'Italia con questa class action sia l'unico
partito al momento che sia in grado di dare delle risposte. Quindi grazie, mi auguro che... E due brevi tratti esclusivamente di natura, diciamo così, organizzativa. Come si fa ad aderire? Come appunto a... Come appunto è arrivato Pillo. Questa prima fase, mandare una mail a sosristoranti@fratelli-italia-italia.it e entro il 15 febbraio. In questa mail basta manifestare genericamente l'intenzione di aderire e successivamente si verrà ricontattati con tutta una serie di documenti, la richiesta di una serie di documenti che sono funzionali alla esatta predisposizione dell'azione giudiziaria. Preciso, come detto prima, che coloro che aderiranno non avranno alcun tipo di costo, è un'iniziativa quindi che viene, su cui l'esercente viene tenuto immune, ci mancherebbe altri, da ulteriori costi. Il mandato conferito, mi perdonate se riassumo anche per Giuseppe che è arrivato poc'anzi, è conferito a Silvio Marzotta del Fuori Bologna, questo per noi è grande soddisfazione che il partito a livello nazionale abbia ritenuto di conferire il mandato di un'iniziativa così importante che è stata presentata alla Camera dei Deputati a Silvio Marzotta, che già ha patrocinato alcune iniziative riguardanti sia la tutela dei ristoratori, così come dei genitori, così anche come delle recenti attività di palestra, sia il sottoscritto per una vicenda distinta, quella dell'accesso ai documenti segreti negati dal Ministero della Sanità. Come diceva giustamente Stefano, i tempi purtroppo sono quelli della giustizia e quindi non sono immediati, non sono istantanei, ma questo non ci induce in nessuna maniera a essere diciamo così, remissivi, come dimostra appunto quello che dicevo prima, perché sul famoso accesso al TAR che abbiamo fatto partimmo a ottobre e alla fine, come si dice, chi la lunga la vince, nel senso che si è riuscito a ottenere. Quindi anche in questo caso speriamo di poter ottenere un risultato. Io, se non ci sono domande sulla questione ristoratori, non dico altro. Io volevo chiedere se avete già qualche adesione, partenza, visto che è partita oggi con la campagna di informazione. Sì, però sì, qualche adesione c'è. L'abbiamo avuto, perché questa iniziativa in realtà venerdì scorso è stata già distribuita la circolare a livello nazionale da parte del Movimento, e da Roma mi hanno segnalato che già una decina di ristoratori di livello bolognese e provincia hanno aderito, e credo che questo sia un buon segnale, perché il lancio vero e proprio sia appunto quest'oggi con questa conferenza stampa, almeno sul nostro territorio. Ci terrei a dire che è centrale per il nostro territorio la filiera enogastronomica, e attaccato al tema della filiera gastronomica c'è poi un'economia enorme, gli arredi, i ristori, gli arredi, banalmente, ecco, le attività di... prima ha scritto un ragazzo che è un'azienda che fa pulizia, che fa somministrazione anche dei piatti, c'è tutto un mondo, una filiera che è assolutamente ferma e che invece deve necessariamente ripartire, anche se il blocco già del turismo dimostra che c'è poca circolarità nella ricchezza, ma questo è un tema ancora più vasto che affronteremo in un secondo momento, come diceva giustamente Marco. Bene. Chiedo a Francesco, c'è qualche foto, non sull'avvocato, non mi sembra il caso di esibirla con manifestini Fratelli d'Italia. Grande classe. Anche un attimo, mi si aspetta. Con l'accendino.